soffiava e mormorava calma e placido al passaggio dei primi fanti il 24 maggio. L'esercito marciava per raggiungere la frontiera, per far contro il nemico una barriera. Muti passarono quella notte i panni, pacere bisognava e andare avanti. S'udiva intanto dalle amate sponde, sommesse lieve le tribù di arte l'onde. Era un presagio dolce e lusinghiero, il fiamo mormorò, non passa lo straniero. Bentrovati a tutti, abbiamo iniziato con una canzone che tutti abbiamo imparato a scuola, almeno quelli che hanno la mia età, ma credo anche quelli più giovani. 100 anni fa l'Italia entrava in guerra, prima guerra mondiale, definita dal Papa di allora, Benedetto XV, inutile strage. Lo ricordo, questo aggettivo, ricordiamo queste due parole, inutile strage, perché di solito poi in questi giorni, penso lo sentiremo, si parla spesso di grande guerra anche nel nostro territorio e a livello nazionale e mondiale. Ricordiamo la guerra mondiale come un'inutile strage, 650.000 morti solo italiani, eccetera, eccetera. Allora, quest'anno avremo altre occasioni per parlare di questo, ma il Piave, abbiamo sentito l'ultima frase, diceva «Il Piave mormorò, non passa lo straniero». E come Mosaico di Pace, la rivista promossa di Pascristi, la vediamo in questa fotografia, abbiamo voluto sintetizzare probabilmente il tempo che stiamo vivendo, dove il nemico da affrontare è quello che arriva dal mare, da chi scappa dalle tragedie della guerra. E allora l'operazione Triton, l'operazione militare dei respingimenti con molto meno capacità di soccorso e di accoglienza, abbiamo messo Triton come il Piave, non passa lo straniero. Passa però anche nel nostro modo di pensare che il nemico oggi sia lo straniero. Ecco, forse questa foto ci aiuta a ricordare anche le tante vittime, le tragedie, a non dimenticare anche quello che sta succedendo in questi giorni in Siria, in Iraq, dove forse c'è un disegno perché la follia dell'ISIS possa crescere e non c'è la volontà di interrompere, forse per disegni più grandi dei nostri, e non riusciamo a immaginare il dolore di tante vittime, donne, uomini, oltre ai danni a siti archeologici di valore mondiale. Come sapete, io sono appena tornato anche dalla Palestina, dove abbiamo fatto l'Assemblea di Pascristi, dove abbiamo visto ancora le grandi sofferenze di un popolo palestinese sotto occupazione, e anche di questo e non solo parleremo con gli amici della Casa Don Gianni di Domodossola la sera del 29 maggio. Vediamo qui la locandina. Iniziamo la festa di questi giorni con una riflessione: cosa sta succedendo in Medio Oriente, perché ci fa così paura, dubbi, curiosità, domande, e saremo insieme io e Giuliana Sgrena, la conosciamo, giornalista, rapita in Iraq 10 anni fa, originaria della nostra terra. Non perché noi abbiamo la risposta, ma perché è importante cercarla insieme, soprattutto andare oltre le emotività del momento e ragionare insieme. Siamo quindi invitati a questo incontro il 29 maggio, siamo anche vicino alla festa di Pentecoste, invochiamo lo Spirito Santo, e il 23 maggio del 2015, domani per chi ci vede venerdì, giornata di beatificazione di Oscar Romero e giornata di preghiera per i martiri cristiani. Chiudiamo questa puntata lasciando proprio a Monsignor Romero, ucciso il 24 marzo 1980, martire della giustizia per amore dei poveri, della verità, della libertà e della pace. A lui lasciamo l'ultima parola in questa puntata. E con lui chiudiamo. Un saluto anche a nome di Don Angelo. Arrivederci la settimana prossima. Io quisiera hacer un llamamiento de manera.
que me desplace libremente a ser un pastor de las comunidades. Dios va conmigo y si algo me sucede, pues estoy dispuesto a todo. Where are we? What the...